Mais tu restes parce que toi tu m'es pas. Dopo il dibattito con gli operatori del settore ci saranno le conclusioni del di Eugenio Melandri. Buongiorno a tutte, intanto complimenti perché siete bellissime. Saluto, consentitemi, Siri, che è un po' il legame, il cordone che ci ha condotto a questa giornata. Vivete in Friuli Venezia Giulia. Stiamo affrontando dei momenti estremamente difficili. L'impegno da parte nostra è quello di comprendere e di capire che... Sì, mi chiamo Siri, mi introduco perché tante donne non mi conoscono. Allora, comincerei ringraziando tutti voi che siete qua e ringrazio le mie sorelle che parleranno dopo, quelle le sorelle di battaglia, anche tutte voi. E last but not least, ringrazio Eugenio Melandri, però è quello che è entrato nelle nostre case noi oggi, e non solo perché l'assessore non poteva, ma perché anche lei voleva essere con noi oggi. E... noi abbiamo fatto un passo in più che è molto importante. Perché basta avere la compagnia della donna africana per funzionare, per cui la solidarietà. Non camminano mai da sole, camminano sempre insieme. E la nostra sfida oggi è di dire che anche noi donne possiamo fare. Vero donne? Sì. Anche noi donne possiamo fare e possiamo fare anche con metà dei soldi, vero? Sì. Vada interpretata come una lotta contro l'uomo, assolutamente. La battaglia della donna africana non è quella contro l'uomo. Ha sempre visto l'uomo come un complemento, sempre visto l'uomo come l'altra sua parte. Per cui sono Ermin, mi chiamano tutti Ermin, mi chiamo Ermin Bondé, vengo da Godalbena e vivo in Italia da 24 anni e lavoro come mediatrice culturale. Culturale Etnoblog Trieste, che attua, possiamo andare avanti, grazie, che attua il progetto regionale Friuli Venezia contro la tratta. Abbiamo due case di accoglienza a Trieste e attuiamo il programma, l'articolo 18. Il programma. Parlerò del lavoro che facciamo in Nigeria. Io sì, vengo dal Benin, però lavoro molto con donne nigeriane. Sono stata anche in Nigeria più volte perché abbiamo realizzato dei progetti di rimpatrio assistenza. Quindi viva l'Italia, viva l'Africa e viva le donne! Io, per chi non sa, ho sempre avuto a cuore il mio continente. Cerco di portare sulle mie spalle l'Africa. Voi ritroverete sempre questa donna che è sempre protagonista. Una donna che è in apparenza fragile, ma invece è una donna che in realtà tiene i filoni, i fili dello sviluppo del suo villaggio, della sua famiglia, è una donna che risolve tutti i casi. Grazie. Maria Sdadina, del Congo. Esperta in nanotecnologia. So, apparisco qua e da un Congo, Congo Brazzaville. I first arrived in Italy almost 4 years ago and sì, buongiorno, mi chiamo Marise e sono del Congo e sono arrivata 4 anni fa. Quindi dopo l'anno di corso al centro di fisica volevo continuare il mio percorso di studio e quindi mi sono iscritta al corso di nanotecnologia all'Università di Trieste. Io mi chiamo Aura e provengo dal Senegal e sono in Italia da quasi 18 anni e sono la presidente di
un'associazione che si chiama Mediatore di Comunità Onlus, che ha la sede a Udine, sociale e basata sulla fiducia. Allora, cosa facciamo? Siamo arrivati a dare 100 euro, alla fine abbiamo 4.000 euro e questi 4.000 euro verranno dedicati a una donna, ogni mese lo diamo a una donna e così questa donna con questi 4.000 euro, abbiamo visto con questi anni che era santa, che voleva comprarsi una macchina, se l'ha preso e adesso a casa sta facendo piccole riparazioni. Chi voleva fare il suo piccolo commercio lo sta facendo, senza dipendere sempre da questo marito che deve andare a lavorare per darti dopo i soldi, per veramente far venire a risolvere tutti i piccoli problemi. Il limone deve avere di tutti i colori nella macchina, questo sicuramente. Il bazar costa abbastanza. Manca Manga Rose del Camerun. Ingegnere chimico, si interessa del sviluppo sostenibile. Buongiorno a tutti, per me è un onore stare qui con voi. Sono in Italia ormai da... Io sempre devo fare il calcolo, ma sono 16 anni credo adesso. Io vengo da questa cultura africana che si investe nella persona, ok? E investendo nella persona tu non è che prendi l'investimento e usufruisci da sola questo, i benefici di questo investimento. Quelli che hanno investito in te aspettano un ritorno, ma non un ritorno come se sei obbligata a dare questo ritorno, ma anche come riconoscenza e anche come consapevolezza da dove vieni e le necessità che ci sono dove sei venuto. E così per me è un onore riportare quello che io ho ricevuto anche durante i miei studi, ma io direi quello che ho anche ricevuto vivendo e sopravvivendo in questa società in Italia. Di questo progetto avete sentito già alcuni progetti che il Comune Ruda sta portando avanti anche con l'Associazione Donne Africa e questi progetti e soprattutto il mulino per noi. Per una volta che sento che è un paese o una provincia che si chiama Ruda, noi siamo un'associazione delle donne del Burkina Faso che si chiama Perukusi. Perukusi vuol dire in Burkinabè accettiamoci. L'associazione è composta da 50 donne. Grazie. Prego. Da noi si usa dire quando le pecore vanno insieme, quando vanno insieme c'è sempre una pecora in mezzo. Quindi siete donne, un albero, un maschio. Io mi chiedo ognuno, è il problema della tribuna. Io penso quelli che prendono la nave per venire non sanno esattamente dove vanno, cosa devono fare, perché sono le promesse. Questa è una tratta di esseri umani, una mafia, diciamo la verità. Sì, è un modo di aiutare le donne, perché la donna per me è il motore dell'economia, il motore della famiglia. In tutto questo l'uomo dice che la donna non è niente. Ma in realtà la donna vale, secondo, parliamo dell'Africa, secondo le tradizioni. Io che sono di una tradizione dove abbiamo avuto una regina, prima della prima, considero morto la donna, per dire. E quindi tutto quello che voi state portando avanti, io penso che è... Ti ringrazio specialmente il Comune di Ruda, grazie. Io sono un operatore sanitario da quasi 25-30 anni, non è importante. I tempi cambiano. Tutto quello che avete detto è vero. Noi non dobbiamo più pensare al passato dell'Africa. Noi non dobbiamo solo pensare perché siamo bene qua, viviamo qua e dimentichiamo le usanze e costumi che abbiamo lasciato dietro. Bisogna fare sempre presente nel passato e futuro.
io sono felice con questo uomo, essendo africano, insomma, non sono proprio tutti gli altri uomini africani, terribili. Lacrime di gioia. Le nostre lacrime non sono per il dolore che portiamo sempre ma che non si vede perché non abbiamo più lacrime. Noi donne africane, noi donne per la pace in pace, noi donne dietro le quinte, noi donne che lottiamo per altre donne. Bene, la parola a Eugenia Melandri, a cui va un ringraziamento particolare perché è un po' deprecitante che lo stesso avendo dopo. Provate a immaginarvi voi che cosa ha significato, io non parlo di una donna, parlo di un uomo, Nelson Mandela per il mondo. Ma dietro a Nelson Mandela c'è una filosofia di vita che è capace di costruire anche sulle macerie più difficili, più tragiche, di costruire una nuova convivenza, una nuova società, che è capace di mettere la categoria del perdono dentro la politica. La filosofia dell'Africa è la mitologia. Andando in Africa, ve ne accorgete da come vengono accolti i bambini, dalla gioia della maternità e della paternità. L'idea che il continente africano probabilmente può avere un ruolo, una missione nel mondo che è quella di umanizzare un po' di più i nostri rapporti, le nostre relazioni. Le donne hanno un ruolo che è unico. In Francia ho incontrato una cooperativa di 10.000 donne. L'idea dei piedi delle donne, l'Africa che cammina sui piedi delle donne. Questo rapporto dell'UNICEF dice che per la prima volta nella storia oggi abbiamo la maggioranza dei poveri non vive più nei paesi poveri. Oggi noi abbiamo una povertà che si sta diffondendo dappertutto. L'Odissea si gridava, noi abbiamo il diritto ad essere trattati con dignità. Queste rivoluzioni qui avevano due grandi protagonisti, i giovani e le donne. Ma della vita normale, però dignitosa, eccetera, deve diventare il luogo su cui gestire la cooperazione e i rapporti tra diversi popoli, tra diverse culture. In questo contesto qui, ripeto, il ruolo delle donne può essere, anzi è senz'altro, un ruolo che è unico, indispensabile, e molto spesso può diventare quello che fa la differenza anche nei progetti che si fanno nella cooperazione internazionale. Silvana Crepaschi. Però dall'altra parte c'è anche un altro pezzo, se dobbiamo portare un po' di Italia in Africa, ma dobbiamo portare un po' di Africa in Italia. E tutte le volte che ho lavorato con donne africane, con bambini piccoli, mi sono sentita dire, ma voi avete uno strano modo di tirare sui vostri figli. Si nasce in ospedale con tutto l'odore di medicine, e li tenete messi lì nella carrozzina, nel passeggino, lontani dal corpo della mamma, e li fate mangiare o dormire ora di fissi, come ha deciso il libro del padre Itali. Ecco, io credo che dobbiamo portare un po' di Africa in Italia. Cioè, dobbiamo aiutarci a riprendere tutta questa dimensione di vita, mi sembra l'elemento più importante, di primarietà della vita, di far crescere le persone, di solidarietà. Una donna si muove da sola, viene in tre, avete detto, mi sembra una roba bellissima, una cosa molto bella, è vero, le donne si muovono insieme. Sì. E l'aspetto del sostenere i figli e il futuro dei nostri figli. Ciao signor africano! Come
È una canzone papà che sta no